Prosegue il cammino solitario di Castellano Udas Cerignola in vetta alla classifica del campionato di Serie C maschile. La capolista ha superato in casa per 88-80 una Valentino Castellaneta che non ha tuttavia demeritato. Nell'ottavo turno di ritorno, vittoriose anche tutte le inseguitrici, ad eccezione di quelle che hanno ceduto negli scontri diretti, come Adria Bari, ad esempio, sconfitta in casa da Cestistica Ostuni, seconda, nonostante gli innesti di Rotolo e Coprivica. Gialloblu subito avanti e alla fine esultanti sul 70-62. In terza posizione, a quota 32, rimane un poker di squadre, fra cui la lanciatissima Basket Fasano, che imponendosi su Olimpica Cerignola per 81-65 ha inanellato l'ottavo successo consecutivo. Capovolto negli ultimi due minuti l'esito del derby foggiano fra Diamond e Webby Manfredonia, con la squadra di Vigilante impostasi alla Sirena per 74-70. Pronostico rispettato nei testa coda di Barletta, dove Cestistica regola Poseidone e Brindisi per 87-55, e San Severo con Nuova Aglius che fa lo stesso con Murgia Santeramo col punteggio di 91-52. Ridotto intanto a 6 il ritardo dalla zona playoff da parte di Invicta Brindisi, che batte in casa Olmor Lecce per 101-49. Torna sorridere Virtus Ruvo nello scontro salvezza contro Angiulli Bari, domata per 78-62, una vittoria nel segno di Toulouse, autore di 30 punti. Nella settima giornata di ritorno del campionato di Serie D cade una delle due battistrada, Libertas Altamura. La terza sconfitta dei ragazzi di coach La Terza arriva a Monopoli per mano di AP Terza, vittoriosa al Pala Ipsian per 85-72 con ben 38 punti dalla panchina. Non perde un colpo invece Sunshine Vieste, che si insedia al comando solitaria dopo l'89-57 interno contro Aurora Brindisi con 56 punti arrivati dal duo americano. Quinto posto per Pallacanestro Lecce, che passa in casa di Aspi Santa Rita per 86-68, esibendo lo score di Perilli, 31 punti, come il migliore di giornata. Prosegue la scalata ai playoff di Action Now Monopoli, che supera Menzana Misagne per 68-59. Per la squadra allenata da Carolillo è l'undicesima affermazione nelle ultime 13 gare, contando anche il successo di San Pietro Vernotico nell'anticipo del prossimo turno. Un colpo esterno valso l'aggancio alla squadra di coach De Vita, poi vittoriosa Galatina contro Magic per 91-70. A 22 punti c'è anche Officine Santulli Bari, che si aggiudica il derby barese contro Olimpia Rutigliano nell'ultimo periodo. Nelle ultime posizioni, Basket School Martina si avvicina a Junior Brindisi, che ha riposato dopo il 72-65 casalingo su Basket Calimera.